Dispiace, ma... abbiamo allora Massimo, il professor Massimo Gulisano, che saluto, ospite oggi del forum, ha parlato di stili di vita determinanti la salute. E una battuta veloce, Massimo, secondo te dove andiamo, cosa facciamo, cioè, che cosa consigli alle persone per muoversi magari e vivere in questo traffico, che cosa dobbiamo fare anche per rispettare la nostra salute? Cosa ottima, prima e fa bene alla salute, e ricordiamoci che andare in macchina in realtà ci fa stare in un ambiente dove determinati inquinanti come il benzene si concentrano a livelli più alti che all'esterno, quindi in macchina aumentano anche che stanno in coda le macchine chiusi, sì, anche non dipende, soprattutto il benzene aumenta la concentrazione dentro l'abitacolo della macchina come se si concentrasse. E invece qualcuno c'è, sta fuori, pedala. L'aria circa. Quindi un consiglio da Firenze, già da Massimo Gulisano, che ci segue da anni, noi che promuoviamo prima la bicicletta, poi per chi non può pedalare il mezzo elettrico, bicicletta elettroassistita, certo per togliere l'aria, magari per migliorare l'aria. Firenze ci sono 400.000 scooter termici, quindi convincere tutto quel popolo che gira il motorino è difficile. Prima o poi dobbiamo convincerlo. Sì, aspettiamo, questa è anche una domanda che io mi sono fatto sempre. Prima o poi dovranno convincerci, ma il cambiamento ormai deve accelerare poi il cambiamento, perché stamani ho visto che i dati non sono allarmanti, ma sicuramente ci sono di alcune polveri. Firenze, grazie al cielo, non è peggio di altre città, però può forse avvicinare altre persone alla bicicletta, si può far capire che anche portare un pacco in centro, si può utilizzare un mezzo elettrico come un furgoncino forse, no? Eliminare tutto quel gasolio, vero? Marco, ti ringrazio. Io ringrazio Massimo Gulisano e ci risentiamo alla prossima intervista. Ciao a tutti. Grazie, e se volessimo trovarlo sul web, informazioni, un riferimento, un sito. Professor Massimo Gulisano, dove sei iscritto a Chiave? Dipartimento di Anatomia Umana dell'Università di Firenze, Facoltà di Medicina e Chirurgia. Benissimo, la ringrazio. Grazie. Saluto gli amici, il popolo del blog che ci sta seguendo. Facciamo un po' anche di pubblicità a questa cosa molto interessante. Invito tutti a visitare questo link. Ci vuol dire due parole intanto su questa bicicletta, proprio una battuta veloce su questa bicicletta, la propulsione umana, mi mette questa qua, c'è più luce, scusa. La propulsione umana, e quindi viene spinta dall'energia muscolare come una bicicletta normale, però ha un bellissimo vantaggio ed è che è più comoda e che hai la possibilità di raggiungere le stesse prestazioni con minore fatica, perché è più aerodinamica, ha una posizione più adatta al corpo umano, diciamo così, perché è reclinato, perché stai su un sedile molto grande e ha un formato in modo anatomico. E quindi questa è un'alternativa che presenta dei vantaggi anche per la mobilità urbana. Voi avete anche un'associazione, vero? Abbiamo un'associazione che si chiama Propulsione Umana e che si propone di promuovere proprio l'uso di questi veicoli a vantaggio della mobilità urbana, della salute e anche utilità spicciola, nel senso di realizzare veicoli più utili, più comodi. Questo principalmente veicoli che vanno su strada, ma poi cercheremo di sviluppare anche veicoli che permettono di andare sull'acqua, più efficienti di una barca, per esempio, e perché no, magari in futuro anche di volare. Perfetto, ti ringrazio, faccio rivedere il vostro sito www.propulsioneumana.it. E invito tutti gli amici della rete che ci stanno seguendo in diretta live streaming adesso su ruotati.it live tv e su www.copiati.it di visitare questo sito che è veramente interessante. Per chi fosse interessato alle biciclette reclinate, specifiche.
francamente io consiglio di andare su questo sito. Si cerca in un motore di ricerca come Google Piedi al Cielo e si trova. Bene, ti ringrazio. Grazie a te. Ciao, arrivederci, alla prossima, ciao.